Buongiorno Lorenzo. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Controradio. Allora, partiamo da questo. A chi è venuta in mente l'idea di questa famiglia Tazza? La famiglia Tazza, in realtà c'era qualcosa nell'aria da un po' di anni. Avevamo già girato qualcosa di simile anni fa con il bravissimo Enzo Piglionica, che tra l'altro è regista anche lui per questa sitcom. E niente, abbiamo ripreso questa idea e l'abbiamo portata avanti. La famiglia Tazza, resistere, resistere, resistere. Ecco, quali sono gli attori coinvolti in questa fiction e quante puntate sono girate? Allora, per ora abbiamo 6 puntate che presto manderemo online. Anzi, invito tutti quanti ad iscriversi al gruppo su Facebook per essere aggiornati anche attraverso il sito. Posso? Sì, sì, certo. www.lafamigliatazza.it. Gli attori sono Lia Cellammare, che è Santa Tazza, la mamma di questa famiglia, poi c'è Luciano Maggi, Tazza Felice, poi abbiamo Fabrizio Falacara, che è il figlio fuori corso da sempre, un tipo incredibile. Ah, il fisico di un role proprio per fare sì, il fuori corso? Solo nella fiction, perché in realtà è un bravissimo attore naturalmente, ed è Tazza Clemente. E poi abbiamo Tazza Bianca, al suo esordio, Grazia Camero, che è la figlia di questa famiglia sgangherata, che un po' come seguendo il trend generalizzato di oggi, vuole fare la velina o qualunque cosa. In una puntata finisce a fare un lavoro molto strano, non posso svelare nulla, però è molto simpatica la sitcom, ci sarà da ridere sicuramente. Sarà visibile solo sul web oppure anche in... Sì, per ora questo esperimento parte sul web. Poi ci auguriamo, insomma, abbiamo dei contatti per fare in modo che le avventure della famiglia Tazza possano continuare. Niente, tutto qua. In realtà è qualcosa, non so, sul genere Camera Caffè, però noi volevamo qualcosa di più intimo. Ecco, intimo è la parola giusta. Della vita di una famiglia in bagno. Succedono delle cose veramente strane, però poi alla fine, a proposito di resistenza, insomma, ieri è stato il 25 aprile, no? Sì. La vita, oggi siamo tutti in un grande bagno, sì, ecco. Siamo tutti portati a resistere, perché anche se la puzza è dilagante, insomma, vabbè. Ecco, ne usciamo nobilmente da questa metafora. Lorenzo, ti faccio un'altra domanda. Dimmi. Io ti ho conosciuto anni fa come fotoreporter in zone di guerra. Come ti sei ritrovato a fare una fiction come la famiglia Tazza? Bisogna sapersi prendere in giro a volte. In realtà è tutto un continuo, un percorso, no? Perché poi usi la macchina fotografica, però senti proprio l'esigenza di espandere, di dare pure alle tue fotografie la dimensione del tempo che scorre. Quindi sono passato al video, qualche documentario, qualche spot, siamo arrivati alla famiglia Tazza e ci siamo divertiti molto. Poi sai, arrivi a un certo punto e senti proprio la necessità di fare pure altro. Ecco, direi il bisogno, ma anche in questo caso rischiamo di giocare sul doppio senso. Il bisogno di resistere in questo caso. E allora ti faccio un'ultima domanda, non volermene, però è quasi telecomandata. Se la famiglia Tazza facesse, diciamo, come faccio a dire con un giro di parole, se facesse cagare il pubblico? Beh, allora, essendo ambientati in un bagno, è auspicabile come cosa, perché... Insomma, il link è diretto, insomma, in maniera spontanea, immediata. Ma non abbiamo questi dubbi, io ed Enzo Piglionica, non ce li abbiamo, perché ci sarà da ridere, ci sarà veramente da ridere. Abbiamo scritto dei testi veramente simpatici. E comunque, sarebbe comunque un effetto da parte del pubblico, no? Per cui speriamo di essere criticati e speriamo che quanta più gente segua le puntate della famiglia Tazza. Bene, grazie a Lorenzo Scaraggi. Allora ricordiamo www.lafamigliatazza.it, giusto? Sì, di lì, esatto, di lì c'è il link pure per a Facebook, il gruppo su Facebook, sulla pagina di Facebook abbiamo messo i trailer. Perfetto, dai, allora cercatela, tutto. Facciamo così, diamo questo la link. La famiglia Tazza, tutto attaccato. Grazie ancora a Lorenzo Scaraggi, ciao Lorenzo. Grazie, ciao a tutti, ciao.